8.125 metri, la nona montagna più alta del mondo, soprattutto una delle due cime oltre gli 8.000 insieme al K2 a non essere mai stata raggiunta in inverno. È il Nanga Parbat, catena dell'Himalaya, Pakistan, conosciuta anche come la montagna killer, per quanti alpinisti sono morti durante l'ascensione verso la vetta. Il Nanga Parbat è la montagna più grande del pianeta. Non è la più alta, ma è realmente la più grande. E il dislivello che abbiamo fatto, ad esempio, oggi, ieri e oggi, questi 2500 metri di dislivello, se io li paragono all'Everest, una montagna che ho già salito 4 volte, ebbene, dal versante tibetano, dal campo base alla vetta, ci sono esattamente il dislivello che abbiamo fatto noi in questi 2 giorni. Simone Moro, 46 anni, bergamasco, ci risponde al telefono dal campo base di Rupalla, situato a 3600 metri. Con il bel tempo, nei giorni scorsi, Moro è arrivato fino a 6000 metri. Le condizioni meteo però sono velocemente peggiorate ed è stato costretto a rientrare alla base. L'idea è quella di riposare qualche giorno, poi tornare su e provare ad andare a dormire a 6200 metri, che sarebbe il nostro campo 2, e magari spingerti ancora più in su, sognando o addirittura pensando di andare a 7000 metri e poi tornare al campo base. La vetta è ancora lontana. L'obiettivo, come ha ammesso lo stesso Simone Moro prima della partenza dall'Italia, non è facile da raggiungere. Per conquistare la cima del Nanga Parbat si è data una scadenza di 3 mesi e non più del 20% di possibilità. L'ostacolo maggiore è il vento, perché se il vento si mette a soffiare, come di solito soffia d'inverno a queste quote, parliamo di 80, 90, 100 km orari e anche più, voi capite bene che un uomo su un filo di cresta con quel vento viene preso e spostato via. Già 2 anni fa Moro provò l'ascensione del Nanga Parbat, ma venne bloccato dal cattivo tempo e dal pericolo delle valanghe. L'anno scorso cercò di raggiungere la vetta un altro alpinista, Daniele Nardi, seguendo un altro versante, ma anche lui fu costretto a fermarsi. Nardi è ancora in Italia. Nei prossimi giorni partirà per il Pakistan. L'obiettivo è conquistare gli 8125 metri del Nanga Parbat. Cercare di farlo attraverso lo sperone Mammeri, salire attraverso una via che non è mai stata scalata prima, che è appunto uno sperone che fu individuato nel 1895 dall'inventore dello stile alpino, però non fu mai poi scalato nella storia dell'alpinismo. Per Daniele, 37 anni, di Latina, la sfida sarà estrema. Estrema non solo per le condizioni climatiche che troverà, ma anche perché sarà completamente solo nella scalata. Unico supporto un cuoco che però resterà al campo base. Mi sento abbastanza sicuro di trovare vento, freddo e qualsiasi altra cosa, però e di poterlo affrontare. Questo per me è importante. Venti a 100 km orari e temperatura a 40-50 sotto zero, diciamo che sono la base. Io cercherò di trovare quella finestra di bel tempo che mi permetterà di arrivare in vetta. Spedizioni diverse quelle di Moro e di Nardi, ma stesso obiettivo: raggiungere quella vetta che fino adesso d'inverno ha respinto tutti gli scalatori. Un'impresa difficile, al limite dell'impossibile.